Salve a tutti, vediamo finalmente il video del vincitore del torneo del canale che si è svolto all'inizio di gennaio. Il suo nickname è Leo Pocci e dietro questo nickname si nasconde Leonardo Bonali, che è un ragazzo sardo di 14 anni che sa già un po' il fatto suo per quanto riguarda gli scacchi. Ha già vinto un torneo abbastanza importante, il torneo B di Arzachena dell'anno scorso. Dei buoni piazzamenti alle finali dei tornei nazionali giovanili e anche una buona performance al torneo di Marrubiu in provincia di Oristano, un torneo a tempo lungo, 90 minuti più 30 secondi per mossa, in cui si è ben piazzato e ha giocato la partita che vedremo. Il suo elo è da poco da prima nazionale e ha sfidato un altro giocatore sempre prima nazionale. Vediamo quindi cosa hanno combinato. Leonardo gioca con il bianco e esordisce con D4. Risposte 6, C4 e C5, quindi un'impostazione stile Benoni, a cui qui tipicamente il bianco non fa bene a prendere questo pedone, perché comunque poi si riduce una struttura pedonale un po' penosa. Fa bene a spingere viceversa D5. Questo pedone viene cambiato subito, C per D5. Ok, il nero è riuscito in qualche modo a far estendere un po' troppo forse la struttura del bianco con questo pedone molto avanzato. Potrà quindi attaccarlo. Il problema è che ha speso un pedone centrale per un pedone laterale dell'avversario. Quindi il bianco, se riesce a difendersi, avrà probabilmente un maggior controllo del centro grazie ai due pedoni che mantiene. Difatti, dopo D6 e 4 si vede subito che il bianco ha questa buona struttura. Chiaramente ora il pedone D è rinforzato, ma il pedone E potrebbe essere l'anello debole della catena. E difatti viene attaccato subito con cavallo E6. Cavallo C3 difende e sviluppa. Ora la più giocata pare essere G6, con l'idea di fianchettare questo alfiere e porre problemi eventualmente alle case scure al centro. Il nero sceglie un'altra alternativa, quella di giocare alfiere 7, che mantiene la struttura pedonale per un arrocco corto solida, però richiede più tempi per sviluppare l'alfiere. Vediamo come questo alfiere eventualmente verrà fatto circolare. Ok, un'altra mossa abbastanza interessante, ora F4. Qua tipicamente questo pedone si lascia nelle case di partenza, ma con questa situazione del nero, dove gli attacchi su questa diagonale sono completamente bloccati dal cavallo, a questo punto può anche essere una buona idea, sia con l'idea di spingere in E5 e crearsi un centro avanzato fortissimo, i due pedoni affiancati, sia per eventualmente aprire la colonna F per lo sviluppo e l'attacco della torre. Ok, si prosegue con cavallo BD7, altra mossa di sviluppo. Sarà un problema ora togliersi questo alfiere campo chiaro dalla casa di partenza, però in ogni caso il nero con questo cavallo effettivamente sembra porre un freno a E5. In realtà la situazione non è così facile, perché qua già il bianco tra le idee possibili potrebbe subito spingere E5. Il problema è che avendo messo il cavallo in D7 ora la donna non difende più D6. E quindi qui chiaramente se il nero prende non vedo che altro possa fare. Piuttosto che riprendere, il bianco può giocare subito D6, costringendo l'alfiere in F8, a cui segue ad esempio cavallo B5 con chiari e seri problemi di doppio in C7. La donna può tentare di dare scacco, ma il bianco blocca con l'alfiere, donna B6, e in ogni caso alfiere C7, come minimo il bianco si guadagna la qualità. Ora, probabilmente questo cavallo si può tentare di catturare la parte del nero, ma comunque ha già perso una torre, quindi vabbè, diciamo che la posizione non è proprio felice. Ok, viceversa, Leonardo gioca cavallo F3, sviluppa, rinforza la spinta E5, però donna C7, ora la donna rientra in controllo su questa diagonale, ora la spinta E5 non è più opportuna perché ci sono abbastanza difese e il nero riuscirebbe a sfangarla. Comunque, alfiere D3, che questa manovra tipica, ora il bianco è pronto per arroccare, l'alfiere è spesso una buona idea porlo in questa casa per difendere 4, specialmente in vista del fatto che ora è spinta
è stato spinto in F4 il pedone di fianco, quindi non può più difendere il pedone al centro. Entrambi i giocatori arroccano, buona idea. E ora torre 8, anche questa idea tipica, cercare di attaccare il punto debole del bianco, che è questo pedone E4, proprio sfruttando l'unica colonna semi aperta che è il nero al centro. Si prosegue con B3, blocca o almeno inibisce parzialmente una avanzata in C4 del pedone e si prepara eventualmente anche a fianchettare l'alfiere. Alfiere che potrebbe venire molto pericoloso per l'avversario, proprio vista la direzionalità verso la casa G7. Si prosegue con alfiere F8, anche questa è abbastanza tematica come idea. Non avendo fianchettato l'alfiere, questo alfiere va tolto di mezzo. Il cavallo non si può spostare da nessuna parte di pratico, pertanto l'alfiere in F8 toglie l'ingombro sulla colonna E e si prepara eventualmente a difendere attacchi sulla grande diagonale. Si prosegue quindi con alfiere B2, come precedentemente anticipato, e ora comunque il nero gioca C4. Questo sembra un sacrificio, però bisogna pensare un attimino a cosa succede in caso di cattura. Perché, ad esempio, se B per C4, che di solito è la manovra che si suggerisce sempre, catturare verso il centro, rinforza anche la struttura centrale, purtroppo c'è questo tatticismo che dà doppio al re e alfiere che fa perdere il bianco, o comunque lo porta in svantaggio. L'unico modo per difendere entrambe le cose è con la torre, ma questa torre è inchiodata e può venire facilmente attaccata dal cavallo e chiaramente il bianco deve perdere materiale. Ok, l'altra opzione che poteva essere succulenta è alfiere per C4. Il problema è che si perde il controllo di E4. Può sembrare una cosa un po' brutta perdere un pedone centrale, ma in realtà dopo questi cambi, torre per E4, ora il bianco può controgiocare attaccando questa torre. Con ad esempio cavallo G5, che è una mossa molto pericolosa perché oltre ad attaccare la torre comincia a puntare dei pezzi di difesa del re avversario, per cui la torre si può spostare indietro, non altre case buone per così dire, e ora donna D3 il bianco continua a mantenere l'iniziativa e, avendo pur perso il pedone al centro, però ha un buon attacco. Venne bloccato con G6, però donna C3 ora si sfrutta l'iniziativa anche grazie alla batteria dell'alfiere. F6 praticamente unica idea che può parare il bianco, però si concede questo stupendo avamposto con cavallo E6. E ora attacco sulla donna, vabbè, insomma, il bianco ha un fortissimo attacco e di conseguenza un buon vantaggio che potrebbe facilmente venire riconvertito in vittoria. Ad ogni modo viene giocata alfiere C2. Questo pedone viene lasciato dove sta, tanto in caso di cattura nessun problema, il pedone B3 è difeso. E comunque il bianco mantiene l'alfiere su questa diagonale che potrà essere molto utile in vista di, ad esempio, questa spinta in E5. Ok, si prosegue con cavallo B6 che va a difendere questo pedone, sposta il cavallo dalla linea d'uscita dell'alfiere, quindi buona cosa. Donna D4, ok, ora la donna finalmente si porta in avanti. Di solito può sembrare non opportuno mettere la donna al centro così come pezzo più avanzato di tutto lo schieramento bianco, ma in realtà in questo caso è difficile per il nero attaccare la donna a quel punto, perché i cavalli sono distanti in qualche modo, almeno dal punto di vista del movimento, dovrebbero fare 3 mosse per poter attaccare D4 e l'alfiere è completamente fuori dal tiro, sempre di D4, per cui l'attacco a batteria sulla diagonale potrà essere utilizzato molto bene. Inoltre si attacca anche il pedone C4 e si protegge un po' il centro. Tra l'altro, opzioni ora possibili, se si riuscisse un pochino a scardinare le difese del nero, sarebbero anche attacchi di scoperta del cavallo, che lascerebbe questo attacco di batteria giallo del bianco aperto e molto pericoloso verso il re avversario. Nero ora gioca A6, che evita pericolose incursioni dell'equino in B5. Si prosegue con torre A1. Ora fondamentalmente lo sviluppo del bianco è quasi completo. Nuovamente si rinforza l'opportunità di giocare 5 con eventi devastanti.
prosegue alfiere d7, si cerca di sviluppare questo alfiere. Ancora Leonardo preferisce mettere un po' più al sicuro il re per evitare manovre in futuro, qualora insomma dopo la spinta e5 si togliesse di mezzo il pedone d6, ci sarebbe subito il pericolo di alfiere c5, quindi può essere buona questa idea, evitare l'inchiodatura della donna sul re. Alfiere b5, anche questo alfiere si sembra essersi sviluppato, va a difendere il pedone, ma soprattutto minaccia scoperte, ad esempio c per b. Il problema è che ora questo alfiere farà una fine non proprio piacevole, perché gli si leva la terra da sotto i piedi. Ad esempio, spinta in b4 da parte di Leonardo, così si evita questa cattura, il pedone rimane fermo e con esso qualsiasi ambizione dell'alfiere. Il nero prova a questo punto a sviluppare la torre, avendo tolto di mezzo l'alfiere, quindi nuovamente un possibile deterrente alla spinta e5, perché dopo la ricattura questo pedone potrebbe finire facilmente sotto il fuoco. Il bianco però rintuzza nuovamente il nero con a4, questo alfiere deve sommessamente rientrare in patria, ora blocca persino l'attacco della torre e completa il rientro dei pezzi neri in difesa con l'ulteriore spinta a5. Questo cavallo nuovamente stava minacciando d5 e in caso di spinta e5 poteva essere pericoloso, viene rimandato al mittente in c8. Ok, il bianco è riuscito con questa manovra a riportare tutti i pezzi neri in difesa ed ora è il momento di attaccare e lo fa con e5. Questa spinta che era stata promessa da tempo arriva finalmente ora nel momento forse meno propizio per il nero. Intanto si attacca il cavallo, quindi il nero non può temporeggiare, deve fare qualcosa. Ora, se catturasse subito con D per E, cioè F per E, e ora nuovamente minaccia sul cavallo, più doppietta di pedoni pericolosissima. Dove va a finire questo cavallo? In H5. Non andrebbe comunque lontano per via di G4 e il nero perde materiale. Quindi il nero prova a togliere di mezzo subito il cavallo prima che sia troppo tardi, chiaramente minacciato. Ora lo può ricircolare anche in questo modo, ancora una prospettiva di vita, il povero animale. Ad ogni modo ora non E per D, perché si in qualche modo allieverebbe la pressione del bianco, si preferisce giocare E6 e Leonardo lo fa perché in questo modo intanto si apre questa linea d'attacco per la batteria, cosa buona. Ora finché l'alfiere sta qui no, ma in futuro non si sa mai cosa possa succedere. Si va ad attaccare quest'alfiere, quindi forzando fondamentalmente il nero a prendere di pedone e già cominciando a minare le difese del re. D per E, alfiere per E, mosse abbastanza forzate. Il problema è che a fine di questa combinazione il bianco qui può già guadagnare materiale. E lo fa con la spinta F5 semplicemente. Si va ad attaccare questo alfiere contemporaneamente scoperta sul cavallo. Un'alternativa poteva essere anche torre per E6. Perché dopo torre per E6 c'è questa bella combinazione anche, alfiere per H7 e se il re prende il pezzo c'è il doppio. Quindi il bianco mantiene l'attacco e recupera praticamente tutto il materiale. Tra l'altro poi doppio con doppio a seguire, perché una volta fatta fuori la torre c'è anche doppia donna e torre. Quindi insomma, diciamo che il nero non ne esce proprio sano. Ok, ad ogni modo F5 è già una mossa buona. Si va a attaccare contemporaneamente questi due pezzi, niente di meglio che giocare cavallo per H2 a questo punto, una specie di desperado nel tentativo di far più danno possibile con il pezzo perso. Tra l'altro la nera attacca il cavallo, quindi il bianco non si può rifiutare di catturarlo, gioca cavallo per H2 e nuovamente ora il nero ha da fronteggiare questa minaccia. Riporta l'alfiere in F7 cercando di mantenerlo in qualche modo in difesa, ma ancora è il bianco a mantenere l'attacco, che riporta subito il cavallo in G4, e questa è una mossa abbastanza pericolosa come vediamo, perché
Che fare? Ora, forse la migliore era cercare di alleggerire la pressione cercando di cambiare le torri. E magari giocando d5 per aprire la via alla donna. Però le minacce che ha il bianco rimangono sempre attive. Vediamo viceversa cosa è stato giocato dal nero qui. Cavallo e7, sicuramente non è una buona idea perché ok, sembra che questo cavallo possa aiutare in difesa. Magari attaccando anche questo pedone che però è difeso dalla torre, quindi nessun problema. Il problema è che si difende. Si toglie la difesa all'alfiere in f7. E questo cosa potrebbe comportare? Innanzitutto c'è subito questa manovra tattica, cavallo h6 scacco. Il cavallo non può essere preso perché chiaramente ora si apre l'attacco di matto su h7 e si minaccia contemporaneamente la donna. L'unica è provare a giocare c3, però il bianco comunque penetra e fa una quantità di danno indescrivibile. Altrimenti, se non si gioca G per H6, l'unica altra è chiaramente spostare il re, ma c'è comunque cavallo per H7. Il problema è che ora l'alfiere non è più difeso dalla donna, quindi questa è un'opportunità. Re G8, dopodiché si fa fuori anche questa qualità e insomma è tutta una festa per il bianco. Ad ogni modo, non viene giocata questa combinazione, ma Leonardo preferisce passare ancora più all'attacco con cavallo E4. Eventuali opportunità, ad esempio giocando anche cavallo g5 a seguire. Ok, nero prova a portare l'altro pezzo d'attacco con cavallo d5. Nuovamente la donna difende l'alfiere, ma nonostante ciò, il problema è che ora quest'alfiere sta difendendo il cavallo. Quindi, nuovamente Leonardo può giocare cavallo h6 e stavolta la batteria del bianco è già attiva e può dare matto, quindi chiaramente non si può prendere il cavallo. E che altro si può fare? Va spostato il re e a questo punto cavallo G5 attacca doppiamente l'alfiere che sta difendendo al cavallo e non si scappa, perché anche se c'è la donna a difendere qua il nero deve perdere materiale per forza e pertanto il nero qui ha giustamente abbandonato avendo già perso il primo cavallo in H2. Che si poteva fare? Magari alfiere g8, però comunque questo alfiere se ne deve andare. E dopo che il re prende donna per d5 scacco, la posizione crolla completamente. Ad esempio re h8, poi c'è o cavallo scacco, o addirittura vabbè, prima si può togliere di mezzo la torre, torre per h8, cavallo scacco, scacco di scoperta a seguire. In H6 è quello più letale perché poi costringe il nero a prendere matta alla mossa successiva. Ok, quindi gran bella partita di Leonardo che ha dimostrato il suo valore nel torneo del canale appena vinto. Quindi ci salutiamo così, ancora complimenti a lui e a tutti quegli altri che hanno partecipato all'evento. E per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!